il Fringe Festival of Independent Dance Artists, la kermesse di danza che si svolge ogni estate a Toronto, è il festival della danza più importante in Canada. L'essenza importante di questo festival è che ha dato l'opportunità a tante discipline di danza di esporsi. Partecipano compagnie che vengono praticamente da quasi tutto il mondo, dagli Stati Uniti, vengono dall'Europa e tutto il resto. Attraverso la lotteria si ha la possibilità anche di selezionare quelle persone, quegli indipendenti che altrimenti non avrebbero possibilità di esporsi. Ora sono esposti la danza indiana, la multietnica, cosa che riflette quello che è la città di Toronto, come una città multiculturale. Naturalmente FITA, l'essenza di FITA abbraccia tutto questo, cosa che secondo me dà anche un messaggio a livello globale. Our vision is right now is to create a festival that brings in new ideas to dance, as well as mixing the cultural performances and the more traditional performances. 80 companies, 350 dancers, musicians, visual artists. That alone is going to attract a lot of people. Noi siamo di California, veniamo da Los Angeles. Per me la danza è molto importante, è un modo di illustrare sentimenti, è un modo di spiegare il modo in cui viviamo. I'm committed to international exchange. I think that Americans and, you know, just speak for myself, in America are way too isolated. You know, we need to go to other countries to exchange our ways of expression. It's not good to stay isolated in your own cultural bubble. I think it's very important to get out there and see what other people are doing and to show people what I'm doing. This is my point of view, okay, what's yours? What stands out in dance is that the body is the tool that you're communicating with. And I think that the body holds a lot of knowledge and memory, especially about the topic of healing that I'm working with, that can't be expressed through your intellect or through words, or that you're not necessarily as aware of. Well, I think dance for me has always been a way to express and just bringing different ideas and relationships to life through that way, rather than spoken words. Ma cosa si può dire attraverso la danza che non si può dire in nessun altro modo? Quando c'è qualcosa che è scritto, è fisso, ma la danza è molto aperto, la danza è aperta per interpretazione. Con la danza si può portare insieme la poesia, la musica, porta insieme tante cose e anche nel tempo moderno. Anche si vede adesso molto danza in film, sul film, e porta insieme tutte queste cose. Dance has a great power to communicate, especially things that can't be put into words. My piece says more about what I think than I could ever say in words. To see people express it this way is unique and more powerful and maybe even more meaningful. Come forma d'arte, secondo me, per quanto riguarda a livello umano, è quello in cui l'essere umano si identifica in maniera più immediata. Quindi c'è quella dimensione, secondo me, che coinvolge il pubblico e coinvolge il danzatore in un abbraccio collettivo. Laura D'Aprile, Omni News.